Allora, sì. Allora, volevo chiederti come mai questa scelta, che ci fa veramente piacere, no? Sulla scelta del film, se ci puoi raccontare qualcosa. Ma intanto Amnesty International segue dal 1995 il dopoguerra della Bosnia e Erzegovina con grande preoccupazione, perché è un dopoguerra infinito nel quale c'è poca giustizia per le donne, c'è poca attenzione per gli orfani, c'è un diffuso disinteresse per i gruppi più deboli. E questo film racconta un paradosso, come coloro che dovrebbero essere i più tutelati, cioè gli orfani di guerra, sono alla fine gli ultimi. Una protagonista straordinaria come Rahima, che si barcamena per mantenere l'affido del fratello minore, lui che nonostante sia un orfano di guerra diventa vittima del bullismo. Che racconta molto bene la tensione che c'è all'interno della società bosniaca, in cui i pochi si arricchiscono con la gestione della mafia e politica, e in tanti si impoveriscono senza diritti, senza accesso alla giustizia e senza accesso ai servizi. E quindi ci sono molti diritti umani in questo film, e il motivo per cui lo abbiamo premiato è che continua a parlare di diritti umani in un paese che non va abbandonato, che da Dayton in poi, con la costruzione di una mostruosità trientitaria, ha prodotto disastri, compreso un sistema educativo praticamente segregativo in cui ogni entità forma la sua identità sulla base di questi scolastici. Bene, grazie mille allora. Grazie. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Ecco, perfetto, grazie di esserti presente.